ragazzi, eccoci qui con la puntata del nostro Monza. Allora, ragazzi, siamo arrivati alla quindicesima giornata di campionato. 3 punti dall'Inter, abbiamo frenato contro la Roma, ma abbiamo vinto col CSK per 7-1. Oggi, ragazzuoli, come avevo anticipato lunedì, faremo Benevento, simuleremo contro il Lipsia, tanto comunque ormai siamo qualificati agli ottavi già da 3 anni. E faremo la partita contro la Sampdoria. Quindi Benevento e Samp penso di farle belle tranquille, perché comunque sono due squadre non tantissimo pericolose. Quindi, ragazzuoli, andiamo in gestione squadra. Portiamoci tutti i nostri gioiellini che hanno fatto la bellissima partita contro il CSK. Ci portiamo Barbosa, ci portiamo tutti, ragazzi, non problem. Portiamoci tutti. Etenis lo portiamo. Voglio portare pure Anguado Mendez, ragazzi, che è fortissimo, a posto di Cutrone. E niente, ragazzi, andiamo alla partita contro il Benevento. Contro il Benevento, partita rognosa, perché comunque essendo una delle squadre che si deve salvare, bla 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 bla. Ragazzi, attenzione, occhi aperti, i nostri magnifici 11 contro Benevento e Sampdoria, e inizia la partita, ragazzi. Subito il Monza, che ovviamente vuole recuperare i 2 punti persi nella partita pareggiata contro la Roma ingiustamente, perché raga, abbiamo dominato contro la Roma, quindi non dovevamo neanche farlo. Però sappiamo che il Benevento ci farà sclerare, ragazzi. Sicuramente ci farà sclerare il Benevento. Grandissimo Teo Hernandez di prima. Subito il Monza che ci riprova. Subito Colombo si ferma. Aspetta Zaniolo. Zaniolo l'allarga benissimo. Calulu, 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 Calulu. No, la tira in braccio al portiere. Arriva grandissimo Tonali, che però si fa anticipare. E subito il contropiede pericolosissimo del Benevento. Adesso passaggio indietro, ancora attenzione al Benevento, lunga 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 lunga, l'allarga bene per Folon, ancora Folon la spinge, Sissoko l'allarga bene per Abdelli, ancora il Benevento che adesso attacca, attenzione alla fascia, grandissimo Tomori che butta in rimessa laterale, ragazzi, ottimo così. Attenzione al Benevento adesso con Adli. Ancora Adli l'allarga bene per Fodin. Ancora il Benevento attacca. Crudo, mamma mia, Demiral ruba palla, recupera il Benevento adesso. Contropiede di Frattesi. Frattesi, Frattesi, Frattesi contro tutti. Frattesi, mamma mia, Frattesi, ragazzi. Ma che azione ha fatto? Tipo 70 metri, così a caso, la para il portiere, angolo nostro, ha fatti dalla bandierina di testa, secondo angolo, no, salva l'angolo, spazza via la palla, ma ancora il Monza, adesso che la prova a buttare in mezzo, piccolo pasticcio, riesce a spazzare via il Benevento. Ma ancora noi di cattiveria, ancora Fati, l'allarga bene Colombo, 1-2 con Fati, ancora Fati, mano, rigore, ragazzi, c'è rigore, perché proprio si è vista la deviazione. Comunque bellissimo contropiede, bello 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 il contropiede fra Colombo e Raspadori, e mano volontarissima. Ovviamente lo facciamo battere a Raspa, no, vabbè, Frattesa, vediamo Frattesa se lo fa, in teoria lo dovrebbe fare in qua, teoria, teoria, te pareva che la parava, e te pareva che la parava, angolo Monza, ancora di testa, non c'è mai nessuno, contropiede adesso del Benevento. Attenzione, ancora il Benevento, prova a spingere. Non sa che è scemo, Frattesi, ragazzi. Quando uno è scemo, attenzione, troppo lunga. Buona così, ragazzi. La costruzione dovrebbe essere tipo 6-0 già. Vabbè, ancora il Monza. Attenzione,
Freccia rossa, cerca di dare un po' di velocità. Tomori, ancora per Colombo. Ma no, troppo corta. Mannaia. Attenzione al contropiede del Benevento adesso. Ancora grandissimo Tomori. E recuperiamo ancora noi. Frattesi contro tutti, ancora Frattesi. Raspa in mezzo deve andare. Ma non a lui, ma perché la passa a Tonali e non a Tomori? Vabbè, questa non l'ho capita perché l'ha passata a Tonali e non a Tomori. Ancora il Monza. Niente, possesso nostro, raga. Ancora il Benevento adesso, che non ha fatto tantissimo. Attenzione, ancora la prova. Grandissimo Kalulu. Contropiede, Frattesi e non ci fa mai finire l'azione. 0-0. Un po' brutto sto 0-0, raga. Un po' brutto sto 0-0. Comunque stiamo dominando, raga. Il fatto è quello, non riusciamo a segnare, ma stiamo dominando. Il solito problema che abbiamo in queste ultime partite, che facciamo molta fatica con gli attaccanti. Vabbè, levate il 7-1 il CSKA Mosca, però stiamo avendo molti 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 problemi. Ancora loro. Duro ancora, mamma mia, che anticipo! Ma fati, 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 contropiede, fati, fati, Colombo, 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 1-0 al 50esimo. E io lo stavo dicendo, ragazzi, abbiamo problemi a segnare. Contropiede, fati, da fati che fino alla nostra difesa è riuscito a intercettare la palla. Poi ha fatto una bellissimo filtrante Colombo, boom, 1-0 Monza ragazzi, GG per il nostro Colombo con il sesto gol in Serie A. Ottimo così, Benevento adesso sotto o crolla o diventerà il Madrid, sono due cose, o crolla o diventerà il Madrid, quindi attenzione al Real Benevento, che mo non so se diventa grande subito Colombo. Ancora Tonali, Tonali, Tonali allarga, Raspa si ferma, bella azione Colombo, mamma mia, mi è scivolato il dito all'ultimo, bella azione però del Monza che si sta capendo ragazzi, bella anche questa azione fra Raspa e Colombo, Colombo l'ha tirata un po' male più o meno a giro, però più o meno a giro, più o meno che più a giro. Però la stiamo dominando, ragazzi. Benevento non ha fatto nulla. E ancora Spattonali 1-2 con Raspa, Raspa, Raspa. 2-0. Super azione del Monza, ragazzi. Per questo l'ho promosso io, Raspa. Per questo l'ho promosso, raga. Raspa è un bomber, raga. Raspa è tanta roba. Che azione con Tonali 1-2. Tonali gliela allunga appena appena, Raspa ci arriva. Mamma mia, che bella azione. 2-0, pure Raspa che segna. Il terzo gol in A per Raspa. Al 70esimo sembrerebbe chiusa. Neanche un minimo di reazione da parte del Benevento, a quanto pare. Però non si sa perché il Benevento è una brutta squadra. Attenzione. Gollini, tranquillo, tranquillo, gliela mette lì. Tomori, ancora di prima, partito, Raspa, bella per Frattesi, si stende adesso il Monza. Benevento è stanco comunque, ancora Raspa, l'allarga bene, stoppa di prima, Kalulu in mezzo per Tonali, non ci arriva Raspa, raga. Mamma mia. Frattesi, ma no, che azione abbiamo fatto? Cos'è? Fuori gioco? Ah sì, fuori gioco a rientrare. Bella però sta azione, mi è piaciuta anche questa reazione, raga. Dai, è tutta. Ancora, bella. Zaniolo, Frattesi. Si gira Frattesi. Cos'è? Ah, ok. E si fischia ragazzi, 2-0, Monza vola, continua la sua corsa verso lo scudetto e verso il possibile
triplete. A 2 l'abbiamo tipo devastati. Il Milan ha vinto. A noi interessa l'Inter perché a seconda 3 punti. In caso di sconfitta sarebbero 3 punti comunque rosicati. Bene, bene, bene. Allora andiamoci a fare l'intervista, dopo simuliamo la partita contro l'Ipsa e ci andiamo a fare l'altra partita contro Grazie il... per aver accettato di rispondere alle nostre domande. Allora, Colombo è ripartito col piede giusto, Colombo ha fatto due begli assist, la squadra è in battuta, abbiamo i giocatori giusti e prima della partita non avevamo dubbi, non si può mai sapere, siamo... sì, vabbè, si sapeva, cioè era Grazie obbligatorio ancora per vincere essere. contro il Benevento, non c'è nulla da dire. Allora, la classifica è questa, 15-12-3-0. Quindi a me vincere per, cioè, no, l'Italia. Io la farei, ragazzi, una miniserie sull'Italia con Colombo e con tutti gli italiani del Milan, però diventa troppo 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 lunga dopo come cosa. Comunque penso di finire la serie qua col Monza. Poi ragazzi, nel frattempo porto altro fino a poi quando arriviamo alla partita, fino a quando arriviamo a FIFA 22 che farò la famosa carriera con la squadra della mia città. Allora, questa la simuliamo, tanto raga, anche se perdiamo 1-0, 2-0 non ci interessa. Abbiamo vinto 2-0 in trasferta, raga, dai, è tutta così. Buona così, 2-0 in trasferta, tanta roba. Allora, adesso abbiamo la Sampdoria, l'Inter ha vinto, anche l'Inter ha vinto, quindi siamo sempre a più 3. Facciamo gli allenamenti contro la Samp, ovviamente userò i nostri panchinari, una brutta perché comunque sono tutti forti. La seconda squadra usiamo, almeno facciamo riposare perché comunque la prima squadra ha fatto sia il Benevento che la partita contro l'Ipsia. Però nel mentre ci vediamo, allora non stiamo seguendo i piani, offerta viene tirata, premio torneo 28 milioni GG e adesso c'è la partita contro la Samp. Allora, contro la Samp tutti i titolari, ci portiamo tutti i piccolini, per il resto vanno tutti bene, mi porto anche Branco se proprio dovesse andare male qualcosa, a posto di Etnis. E basta, Amate è quasi un 80. Mamma mia. E andiamo alla partita contro la Samp, raga. Eccoci ragazzi, partita importante contro la Samp. Speriamo in buono, speriamo in buono, ragazzi. Daje, daje, daje. E secondo me, ragazzi, è facile come partita perché comunque in teoria sembra facile. Contro la Samp, però beh, si sa che comunque le partite quelle che sembrano facili sono le più difficili. Ma boh, non lo so, ragazzi, non lo so. A me sembra facile, però boh, speriamo in bene, ragazzi, speriamo in bene. Vediamo. Vediamo, vediamo, vediamo. E inizia ragazzi. Ho scritto la Samp. Mamma mia, no. Ancora la Samp. Con la seconda squadra perché ci si devono riposare i nostri. Sale Marche, subito parte. Si ferma, frena. La gira. Fofana. Ancora il Monza. Subito con Saliba che è tornato dall'infortunio. Calabria che vizio. Solito vizio che si allunga la palla. Grandissimo Carlos. Gravenberg la cambia. A chi? Gravenberg, spiegamelo a chi. Ancora loro. La Samp mi sa che è più rognosa il Benevento, eh? Sembrerebbe più rognosa. Ancora Sale Marques a vuoto. Ancora la Samp adesso. Attenzione, prova a entrare in area. Ancora Verre. Dai, ma che cavolo di... Vabbè, 1-0 dopo 10 minuti della Samp. Boh, io non ho capito che cazzo. Boh, De Gea mi sa che lo vendo e ne prendo. Piglio un altro portiere, raga, dobbiamo pigliarci. Cioè, non ha senso quello che ha fatto De Gea. Cioè, al suo passo lontano, ma come cazzo. Vabbè. Boh, non lo so. Boh, non l'ho capita veramente. Come cavolo ha fatto a passarli? Vabbè, così a caso.
Ok, Monza sotto dopo 10 minuti, ragazzi. Gol a caso così. Gravenberg, cioè Gravenberg, De Gea lo vendo perché si vende. È già la seconda che mi canna così. Quindi si vende Cutrone, 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 Cutrone. Però Pinamonti, se anche a te ti lo vendere Pinamò. Ora la Doria. Grandissimo Sale Marques per metà. Ancora la Samp. La cambia. Nostra. Sale Marques. Carlos. Gravenberg. Gravenberg. Ma no. Era passata, ragazzi. Mannaia. Attenzione alla Samp. Grandissimo Gravenberg. Sale Marques. Ancora per Pinamone, Cutrone, sali. Pinamone, sveglia. Pina, 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 pina. Pina! Il stesso gol identico. Lo sappiamo fare anche noi quel gol. Siamo capaci di farlo pure noi, ragazzi. Siamo capaci di farlo. Cioè, non ci vuole la terza media per fare quel gol, ragazzi. E GG, ragazzi. GG. GG, GG, GG. Bella così. Ah, che bello. Che bello ragazzi. 1-1. GG. GG bella. Buona. Buona, buona, buona ragazzi. Sampo. 26 minuti. E già siamo, ancora siamo 1-1. Ancora la Samp. Vai Cutrone. Grande Cutrone. Grandissimi tutti. Sale Marques. Sì. Vabbè, però. Cioè, ma non possono pressare così. C'è la Sampdoria, raga. Boh. Ancora la Samp. Mamma mia, De Gea. Cosa salva? Quasi meriterebbe metà contratto rinnovato solo per quello che ha fatto. Ancora, mamma mia. Ma perché la Samp è più forte della Roma? Me la spiegate sta cosa? Boh, perché la Samp è più forte della Roma, raga? Vai Diaz. Vai Pinamonti. Vai Pina. Contropiede non c'è nessuno. Ah, oh, ok, c'è gente. Cutrone. 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 Mamma mia. Cioè, stiamo soffrendo contro la Samp, rendiamoci conto. Vai Carlos. Calma. Ancora. Saliba. Che sì. Diaz. Bella. Cutrone. Cutrone, 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 Cutrone. Ma nessuno mi dà una mano. Cioè, sono in 3.000 contro 1. Nessuno che li cambia, perché qua veramente. Ah, Cutrone non mi piace più. Poi. Amato. Amato, io lo metterei a posto di Fofana. Buona, così, va bene così. Doppio cambio con il bomberino nuovo. Vediamo se segna. Dopo la tripletta, così a caso all'esordio. Ancora loro. Che sì. Vabbè, che sì. Boh, all'improvviso dorme. Che sì, raga. A caso dorme. Ancora Larson. Pigliano in giro, pigliano pure questi qua. Boh, in giro piglia. De Gea. Vabbè. Sì, ci devono segnare, ragazzi. Ci deve segnare la Sampdoria per forza. Hanno visto che abbiamo dominato troppo. Adesso la Sampdoria è quella del di turno che ci deve purgare, diventando tipo il Saliba. Carlos. Gravenberg. Dai. Ma no, lì. Sì. Diaz, Diaz, Diaz. Butta dentro. No, palo. Ma no. Non ci credo. Non ci credo. Abbiamo preso palo. Non ci credo.
Non ci creiamo, loro faranno possesso palla di quello rognoso, schifoso, proprio assurdo. Sì, vabbè. Vabbè. Cavolo sei, Dida. Attenzione alla Samp. Dita ragazzi. Ancora la Doria. Vai così di cattiveria. Partiamo, dai, partiamo, dai, partiamo. Vai, vai, corri, 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 corri. Diaz. No, ma mamma mia, le squadre così rognose che ti fanno salire. I nervi ti fanno salire le squadre così rognose. Veramente quanto sono rognose, se squadre si meriterebbero la Serie H, si meriterebbero se squadre. Se esistesse neanche la categoria, quella minore, si meriterebbero se squadre. Mamma mia, che schifo, ragazzi, che vergogna. Che vergogna se squadre. Adesso tocchiamo palla noi, ovviamente, fischia. Che schifo. Mamma mia, senza parole, veramente. Cioè, beccare una squadra dell'Inter ha vinto. Boh, a posto così. Si torna a meno 2. Che. Mamma mia. No, a più 1. Oltre a meno 2, a più 1 si torna. Che vergogna. Mamma mia, che vergogna. Che vergogna. Che vergogna. Che vergogna. Eh sì, mi aspettavo una vittoria, contro una squadra di serie D che neanche nella Lega dei Dilettanti cara la Samp, più uno dall'Inter. Avevamo guadagnato 3 punti, avevamo guadagnato, poi becchiamo queste partite qua rognose contro le squadre inutili, che magari la Samp, adesso voglio vedere la Samp cos'è in classifica, magari è tipo ultima. Però vabbè, così a caso, che schifo, mamma mia. Che vergogna ragazzi, che cose brutte. Co brutte, brutte, brutte. Lazio Bayern Monaco, alla facciazza. Vediamo i nostri. Chi è che ci becchiamo agli ottavi? Il Barcellona. No, vabbè, siamo pri da primi, dovremmo beccarci una squadra più facile in teoria. Monza contro. Non lo dicono. Allora, rischio di perdere due giocatori. Cicco Altamirano non mi interessa. Sale Marques espulso. Voglio vedere un attimo. Chi becchiamo? Vabbè, intanto ci vediamo venerdì, raga, dove andiamo a fare Genoa e Cagliari. E poi ragazzi, vediamo se dicono già chi ci. Ah sì, ok, ci becchiamo il Manchester City agli ottavi di finale, quindi un ottavo easy. Detto questo, ragazzi, niente. Un saluto alla vostra FegamerO87. Ci vediamo domani, ragazzi, perché domani è venerdì. Non sono riuscito a portarlo mercoledì la puntata del Monza perché, raga, fra scuola guida, patente, lavoro, mi sto veramente mettendo sotto, quindi non riesco, cioè a volte può capitare che comunque magari sballo di un giorno, però più di un giorno non sballo. Niente, ragazzi, a venerdì vedo che vi piace un botto la serie su GTA e niente, bella!